questo video e partiamo, vediamo un esercizio per potenziare la volontà, iniziazione di potenza. Allora, che cos'è la volontà? La volontà è un po' il muscolo della mente, quello che ci consente di raggiungere dei grandi obiettivi da tutti i punti di vista, e quindi sviluppare la volontà è fondamentale per stare meglio in tutti gli ambiti della nostra vita, in tutte le aree della nostra vita, sentimentali, affettive, nelle aree, diciamo, emotive, nelle aree esistenziali. Insomma, la volontà è un po' quell'azione che ci fa diventare persone migliori, che ci fa essere persone migliori. E raggiungere obiettivi, attraverso la volontà noi possiamo raggiungere obiettivi in ogni ambito, nel cammino spirituale, ma anche nella seduzione, ma anche nell'amore, nelle relazioni, nel lavoro. È veramente un toccasana la volontà. Allora, cerchiamo di capire qual è un esercizio per potenziare la volontà. Prima però iscriviti al canale e attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Partiamo. Allora, un esercizio molto molto utile per potenziare, per fortificare la volontà consiste nel fare delle affermazioni di potenza che dovrebbero essere fatte ogni sera. La sera, prima di addormentarci, perché siamo in una fase ipnagogica, cioè in cui la mente inconscia, la mente emotiva è molto più ricettiva e quindi ci può consentire di raggiungere dei grandi risultati, ci può consentire possiamo far passare un messaggio e farlo entrare direttamente nella nostra mente inconscia, che è quella parte della mente che sa emettere, diciamo così, che sa realizzare, perché la nostra parte emotiva è quella che fa. E questa è un'iniziazione vera e propria, perché deve essere fatto proprio con l'intento della trasformazione. Teniamo presente che tutti i rituali, i riti iniziatici presentano questa grande capacità di trasformare una cosa in un'altra, modificare una cosa in un'altra e ottenere dei risultati. Ogni sera, prima di addormentarti, ripeti quindi le seguenti affermazioni, fin tanto che non sarai colto dal sonno. Quindi devi ripeterle mentalmente, queste affermazioni. Puoi anche recitarle sottovoce, non importa. L'importante è che naturalmente, quando il sonno ti prenderà, smetterai. E le affermazioni sono le seguenti, te le puoi imparare a memoria, puoi anche ripeterne una alla volta, una sera una, una sera l'altra, oppure ripeterle tutte, in sequenza. E sono: io sono un centro di volontà. Io sono un centro di influenza e di potere. Io sono dominato dalla mia volontà di volere. Io sono la volontà divina invincibile. Io sono un centro di volontà immortale. Queste, diciamo, frasi autosuggestive devono essere accompagnate, diciamo così, dalla nostra attenzione, dalla tua attenzione concentrata in te stesso, visualizzando un cerchio nella tua mente, dentro al quale visualizzerai la parola io sono, la frase io sono. Quindi tu
ripeti queste frasi visualizzando nella tua mente un cerchio con scritto dentro io sono. Puoi anche, diciamo, se non te le ricordi, puoi anche scriverle queste frasi e leggerle, ovviamente, fin tanto che non ti verrà spontaneo farlo naturalmente. Puoi scriverlo su un cartoncino, diciamo, inizialmente puoi, se non ti ricordi, puoi scrivere, prendere un cartoncino, disegnare un cerchio sopra con scritto al suo interno io sono e sotto tutte le frasi che inizierai a leggere. Ovviamente poi, diciamo, piano piano vedrai che ripetendole, proverai a iniziare a ripeterle senza visualizzare il cartoncino e dopo un po' di tempo non avrai difficoltà a chiudere gli occhi, visualizzare il cerchio con scritto io sono e ripetere queste frasi automaticamente. Io sono un centro di volontà. Io sono un centro di influenza e di potere. Io sono dominato o dominata, ovviamente se è donna, dalla mia volontà di volere. Io sono la volontà divina invincibile. Io sono un centro di volontà immortale. Al mattino, diciamo, svegliandoti, volendo, potresti ripeterle anche soltanto una, due o tre volte. Ovviamente poi devi imparare a, diciamo, esercitare anche praticamente la tua volontà, perché l'iniziazione rappresenta proprio la volontà, quindi potresti iniziare da piccole cose, ad esempio instaurare nuove abitudini. Potresti instaurare, che ne so, l'abitudine di alzarti prima al mattino mezz'ora e fare ginnastica, o fare meditazione, o fare qualche cosa di virtuoso. Inizia da piccole cose che ti devono ovviamente costare anche, cioè se ti svegli normalmente, che ne so, alle 7, mi sveglio alle 6:30, alle 6:15 e faccio mezz'ora di ginnastica, tre quarti d'ora, quello che è, oppure mezz'ora di meditazione. Insomma, darti delle abitudini imparando a condizionare i tuoi comportamenti. Questo è fondamentale perché niente deve essere impossibile. Se una cosa non funziona, dobbiamo ripeterla, magari modificando qualcosa, prendere la vita come sempre una possibilità di miglioramento e attraverso l'iniziazione di potenza che ci consente di trasformare la nostra volontà, di migliorare la nostra volontà, potremmo ottenere grandi risultati. Potrai ottenere grandi risultati. Bene, metti un like se il video ti è piaciuto e condividilo con i tuoi amici. Ti ricordo che diciamo di seguirmi su tutti i miei canali YouTube, che sono ben 11.